Due parti dove il Pino ha tenuto benissimo testa alla Fiorentina, poi ecco, cos'è successo al rientro dagli spogliatoi? Se lo sapessi, forse il quarto tempo avremmo rigiocato come i primi due quarti. Non lo so, abbiamo un blackout nel terzo quarto e non abbiamo più giocato a niente, abbiamo perso palloni su palloni, loro hanno fatto canestri anche difficili, però in quel momento la partita è girata, loro hanno continuato, non erano pieni di entusiasmo e continuavano a segnare, hanno fatto canestri anche difficili e sono stati molto più bravi di noi. Ecco, ora il cuore in gola per i risultati di oggi, dopo trasferta a Monteatini e poi lo scontro con Domodossola, come vi preparerete? Ora rigiochiamo un'altra partita in casa sabato contro Usempoli, che sarà una partita difficilissima perché per noi sono tutte difficili, lo erano difficili all'inizio anno, a maggior ragione ora che manca due partite. Speriamo il proprio Use stasera vinca a Domodossola in maniera da lasciare le cose invariate e noi dobbiamo cercare di portare almeno due punti di vantaggio nello scontro diretto a Domodossola. Peccato per stasera perché i primi due quarti avevano fatto sperare bene, come si può, chi ha visto la partita, chi c'era, noi abbiamo giocato in casa stasera perché c'era un sacco di tifosi nostri, hanno cantato tutta la partita, ci hanno sostenuto. È un peccato più che altro per loro, per la classifica nostra, più che altro per loro che sono venuti in tanti, che ci sono stati vicino tutta la partita e noi non siamo stati all'altezza del nostro pubblico oggi, specialmente terzo e quarto quarto.